Ci sarà il Foggia nella fase nazionale dei playoff di Serie C. L'1-1 dello Zaccheria contro il Potenza vale il passaggio del turno alla squadra di Delio Rossi. Decisivo il lob da 35 metri firmato da Dinoia all'ottantasettesimo sul rinvio spericolato del portiere ospite Gasparini. A far tremare i rossoneri era stato Talia autore del provvisorio vantaggio lucano al 75. Sorride alla squadra di Delio Rossi la miglior classifica in regular season. Le formazioni module a specchio per Rossi e Raffaele che scelgono il consolidato 3-5-2 del Foggia affidato a Ogunseye per alta in fascia ci sono Garattoni e Costa Vacca si fa preferire a Peterman in regia out di Pasquale e Marchic Potenza con la coppia offensiva Caturano Murano Sbraga guida la difesa avvio con pochi spazi e ancor meno emozioni pallino del gioco tra i piedi del Foggia e Potenza che lavora sulle ripartenze nella prima metà di frazione Tiam e Gasparini non dovranno però compiere parate Potenza che invece fa male in fascia Volpe mette il turbo a sinistra la difesa rossonera è brava a liberare sui tentativi di Mur Urano prima e la Ribi poi. L'occasione migliore del primo tempo è del Foggia. Costa pennella da sinistra, Ogunsei a 5 metri da Gasparini, colpisce tra testa e braccio tutto solo. Pallone facile preda del portiere ospite. Titoli di coda su un primo tempo che si chiude senza reti. Dagli spogliatoi si riemerge con Auger per vacca nel Foggia. Balla sui palloni alti. La difesa del Foggia. Steffi dalla bandierina pesca la testa di Caturano, zuccata che attraversa l'area senza trovare deviazioni amiche. Entra in partita anche Schenetti, destro al volo su Invito da destra, Gasparini blocca senza grandi difficoltà, potenza che perde Caturano per infortunio al settantesimo, al suo posto di Grazia si accende per alta al 73. vede Rizzo che entra in area, appoggia per Ogier dal limite, destro forte ma impreciso. Al settantacinquesimo passano gli ospiti, corner calciato da Di Grazia, Tiam smanaccia e dai 20 metri al volo Talia si coordina e trova una traiettoria beffarda e precisa che si spegne in rete, accarezzando il primo palo. Festa per il classe 2003 e corsa ai piedi del settore ospiti occupato da 350 tifosi a questo punto degli Rossi corre i ripari, dentro Di Noia, Beretta e Iacoponi per Frigerio, Gunsei e Peralta questi ultimi due fischiati dal pubblico dello Zaccheria, Potenza con Azio Smanovic per Volpe, le scelte della panchina pagano, il faut lancio lungo il portiere del Potenza Gasparini rinvia male centralmente. Di Noia, dai 35 metri, non ci pensa due volte. Di prima il calcia giro con il sinistro. il morbido e preciso. Pallone in rete. faut dello Zaccheria per l'1-1. Il potenza non ha più le energie per cercare il controsorpasso. Dopo sei minuti di recupero lo Zaccheria può far festa, ma gli applausi sono anche per gli ospiti che concludono una stagione vissuta di rincorsa con ben 27 punti nel girone di ritorno per il Foggia appuntamento alla fase nazionale dei playoff al via giovedì 18 maggio.